Abbiamo captato quello che ha detto alle varie televisioni e vado subito al dunque, visto che si parla di un difensore centrale e noi... Aspetti, mi faccia finire. Visto che noi, l'Inter comunque ha un giocatore che è Bastoni, che tutti diciamo, scriviamo che state per riportarlo a Milano. Volevo chiederle, visto che non si è mai espresso sull'argomento, se è un ragazzo che comunque è molto giovane, non ha mai giocato in Atalanta, è un profilo che comunque a lei va bene per completare il reparto o invece vorrebbe un giocatore magari pronto? Ma a me mi va bene tutto. Ci sono dei paletti da dover rispettare, sono successe delle cose per cui... Poi è chiaro che se si riesce a far esordire, a far giocare un ragazzo che ha poca esperienza, poi dentro le partite, dentro la forza delle partite, dentro l'esperienza di alcuni calciatori, poi diventa probabilmente un punto interrogativo. Però è chiaro che è uguale, insomma... Io cerco di lavorare al meglio per quelle che sono le conoscenze che ho, le capacità che ho, ecco. Poi se ti succede tutto quello che ci è successo a noi, perché si è fatto male Miranda, D'Ambrosio, scusate. Si è fatto male anche D'Ambro, che tutte e due insieme poi era quello, no? Si ha qualche terzino in più, per cui un po' tutti dentro D'Ambrosio, se Ranocchia si fa male, poi ci abbiamo allenato Santon perché si è verificata questa situazione e mi sembra che l'abbia fatto anche abbastanza bene, per cui io non è che sia dipeso dai difensori centrali perché si è preso gol. Perché ora, siccome numericamente siamo quelli lì, a forza di dirlo ce la siamo tirata, che poi è avvenuto che ci mancasse quello lì, perché siamo sempre lì a dire la stessa cosa e ce la tiriamo, tu la reggi fino a che tu puoi, poi tu sei un pochettino corto. Ma secondo me stasera l'abbiamo persa dove non siamo riusciti a ripartire, non siamo riusciti a pulire una palla sulla riconquista, o quando siamo andati quelle tre volte dietro la linea della difesa ce la siamo giocata in ritardo, abbiamo mandato due volte il giocatore in fuorigioco, poi un Borca di testa non è stato fortunatissimo, Antonio quella palla lì che ha tirato fuori dopo quell'imbucata lì, per cui poi quando si è riconquistato palla non siamo riusciti a gestirla benissimo e abbiamo subito, soprattutto qui a sinistra, quest'uno contro uno, dove ci buttavano sempre palla dentro l'area di rigore, poi picchia meno un rimpallo gli è andato. Siamo stati, cioè loro sono stati nelle condizioni di segnare anche prima il gol. Ormai a quel punto lì ti dispiace perché tu pensi di averla portata a casa e tu pensi... Però io non darei una colpa al fatto che ci manca un centrale se stasera non si è vinto la partita. Si è cominciato male l'azione, perché la palla si è fatta girare lentamente, si è perso troppi palloni nel primo tempo, dove ci siamo fatti risaltare addosso il giocatore ormai superato. 5 metri dietro, 10 metri dietro, porti palla, la tocchi una, due, tre volte, poi oh, ti viene addosso. Perché ti rincorre e tu perdi palla, contropiede. Ci hanno puntato la linea difensiva 4-5 volte dove siamo andati in campo aperto a ripigliare poi la porta, a ripigliare lo spazio dietro le spalle scappando in parità numerica. Non è facile, ecco. Per cui ci sono delle cosettine dove bisogna fare un po' meglio. È chiaro che mancandoti diversi calciatori ora in questo momento qui, non avendo una rosa un po', ti aumentano un po' di difficoltà, ma chi si dà la colpa? Una mano per fare anche quello che devi fare tu, quello è il modo di ragionare. Da sempre a dire fa giocare uno più offensivo in zona tre quarti, per ora sotto l'aspetto dei gol presi mi sembra se ne presi 15, non mi vorrei sbagliare, 15, per cui
siamo lì in classifica. Aspetta, se no poi... a stare in quella posizione lì un po' ci sto, fino a che ci voglio stare, poi se no reagisco. Eravamo a 25 punti dalla Roma e dalla Lazio e da queste squadre qui, e per ora si sono colmati, che volete? Cioè, questi ragazzi hanno fatto quello che devono fare. Poi è chiaro che se ti capita le situazioni dove ti si infortuna tre o quattro giocatori tutti nello stesso ruolo, e poi cioè la Lazio fa grandissimi numeri, la Roma fa grandissimi numeri, la Juventus e il Napoli sono quelle lì, sono quelle che si sono lottate lo scudetto negli ultimi due o tre anni. Poi arriva a noi e noi siamo forti. Va fatto vedere. Non c'è via di scampo, bisogna passare attraverso il campo giocato, bisogna passare attraverso contrasti, bisogna passare attraverso le responsabilità, bisogna passare attraverso l'avere la squadra un pochettino in condizione, visto che numericamente, l'ho detto lì, lo ridico ancora, non è che siamo tantissimi, per cui però si è cominciato a fare un mercato dove dice si fa questo perché si ha la possibilità di gestire questa situazione. Poi questa situazione è cambiata, non è stata più la stessa. E ora è da quando ci si avvicina a questo mercato che vi dico... diciamoci la verità, diciamo le cose corrette, diciamo qui, diciamo là, e si va sempre a fare nomi, si va sempre. Bisogna che capitino due situazioni, se no bisogna finire con questi qui, perché non ci sa dei paletti dove bisogna poi avere dei limiti, insomma, ecco. Ci sa dei paletti dove bisogna starci dentro, come sapete. E la proprietà vuol fare delle cose serie, vuol fare poi la società, vuol fare le cose regolari, per cui si continua a lavorare, si fa il meglio professionalmente, senza andare poi a tirarsi fuori e a volersi poi... E non si fa come giocatori, ma io ho fatto tre assist, ho preso tre volte sette... No, se non si arriva là, il non raggiungimento dell'obiettivo ripiglia per i capelli tutti e ritira tutti dentro, tutti, dai prima all'ultimo, o si raggiunge gli obiettivi o se no tutti non hanno fatto il massimo che potevano fare. Poi secondo quelli che voi avete il fantacalcio, quelli sono stati meglio di quell'altri, però non funziona così. Non si raggiunge gli obiettivi. L'obiettivo della Champions noi lo vogliamo raggiungere perché deve essere quello. Siamo l'Inter, si è detto tante volte di questa appartenenza e via dicendo. Però ci sono quattro squadre, cinque squadre. Meno male per ora uno è fuori, che è il Milan, se no il Milan era dentro uguale. Eravamo in sei a lottare per queste posizioni. Per cui stasera il risultato, non abbiamo giocato una partita splendida, nel secondo tempo si è avuto una buona reazione. Abbiamo sbagliato, Mauro è stato bravo a portarci poi in vantaggio su quella palla inattiva, perché ha avuto questa vampata dove lui si è buttato su questa palla e è riuscito a buttarla dentro. Poi c'era la possibilità di gestire un pochettino meglio, però... Poi ci sono capitate due o tre cose, non ce l'abbiamo fatta. Io rimango con la squadra, ecco, poveretti, due o tre erano nelle condizioni di non poter fare di più, io lo so, perché... E le qualità che abbiamo noi sono quelle lì, ormai si conoscono un po' i nostri calciatori perché sono quelle lì, per cui si tenta di coinvolgerli dove gli si fa riconoscere, dove gli si fa vedere e si fanno partecipare effettivamente a un'analisi approfondita, dice ci manca un po' di questo, sì ci manca, allora mettiamoci tutti qualche cosa di più perché in questo dobbiamo fare uno sforzettino e via. E si lavora in questa maniera qui. Ma io non vengo a parlare male di nessuno in conferenza stampa perché le cose hanno un ordine cronologico che è sotto gli occhi di tutti, per cui
Dirsi la verità, secondo me, serve a far reclutare più forze possibile, insomma, per fare le guerre che dobbiamo fare, ecco, perché di guerre si tratta. Prego. Mister, alla luce di quanto sta dicendo... Ti manca un centrale. No. Dopo le sconfitte con col Sassuolo, con l'Udinese, il pareggio con la Lazio, comunque in conferenza lei ha sempre detto: noi siamo forti, l'obiettivo lo dobbiamo raggiungere. Mi pare stasera di capire che invece per la prima volta si sta preoccupando del... No, io sono venuto dietro a voi, sono venuto, ho cercato di analizzare dove mi volete portare voi, dove io non vengo. Ma la squadra ha fatto quello che doveva fare. Noi ci mancano delle caratteristiche, ci mancano, ci sa, a volte ci sa un po' di qualità che se si riesce a tenerla la palla a noi si riesce a esibire, a volte un pochettino meno. Ogni tanto si perde un po' di equilibrio che ci può stare, e poi se l'episodio ti gira bene tu la sgami lo stesso, se l'episodio si gira male poi non tu la porti a casa, ecco. Questa sera, dopo che ci è girata bene fino al gol, dopo il gol ci è rigirata male, perché io pensavo d'averla vinta la partita, però io continuo a stare con la squadra sempre e continuo a rifare gli stessi discorsi che ho fatto stasera alla squadra prima della partita, e poi quando rientrano fra una settimana glieli ribadisco, perché io non ho da salvaguardare niente di me, perché non me ne frega niente, cioè, di quello che mi può succedere, perché ormai due o tre situazioni le ho passate, per cui io non so qual è il sistema per vincere, so qual è il sistema per perdere. Veni da te e dirti: no, questo non è buono, quell'altro non è buono, la società non mi prende i giocatori. Questo è di sicuro il sistema per perdere. Siccome probabilmente sei un perdente, fai quei discorsi lì. Io li faccio diversamente, perché... No. Nel senso, stasera mi dici che faccio discorsi diversi. Ho retto tutto quello che devo reggere, perché è sotto gli occhi di tutti che non abbiamo completato la rosa. Che fa? Vengo qui dal primo giorno a dire: se poi ci capita queste situazioni qui, io non dico niente, continuo a lavorare, a fare del mio meglio, e l'obiettivo rimane sempre lo stesso. Poi se Roma, Lazio, Napoli, Juventus fanno questi numeri qui, sono numeri importanti per starci dentro. No, abbiamo già recuperato quei 20 punti che c'è di differenza, ve l'ho detto l'anno scorso, io allenavo un'altra squadra, l'Inter è arrivata a 25 punti di distanza. 25 punti sono 8 vittorie di differenza. C'è da colmare quei numeri lì, sono numeri importanti.